Grazie, bentornati su qui sul canale di Arriloco. Post partita tra Pordenone e Chievo Verona, terminata 0-1 per i veronesi, anzi no, se dico veronesi magari si arrabbiano loro. E per i gialloblu. Allora, faccio questo video un po' dopo, non è subito post partita, perché è il tempo di tornare a casa da Udine, inoltre insomma è il tempo di tornare in autobus, quindi ci ho messo più dato un po' di tempo. E allora mi è un po' passata l'arrabbiatura, diciamo, di questa sconfitta casalinga che fa veramente male. E, grande, devo dire subito, grande gol di Garritano che per il gol dell'1-0, insomma, lo mette preso dal minuto 7 per il parte del Chievo dal decimo minuto. Successivamente non ci sono state grandi azioni del Chievo, ma nemmeno grandissime azioni del Pordenone. E infatti il Pordenone da quel momento ha cercato subito di trovare il pareggio, ha cercato un po' per tutta la partita, però con azioni sempre molto confuse, tantissimi cross sbagliati, passaggi sbagliati, proprio come poi tipo anche tutti corrono, si scontrano, ma non saltano mai l'uomo. Non c'è più una linea di fraseggio, non c'è un'idea come, c'è il disperato bisogno, la disperata ricerca di trovare il gol del pareggio per cercare di uscire da questo momento veramente di crisi che continua da tutto il 2020. Infatti, il 2019 è stato l'anno migliore di tutta la storia del Pordenone, ora adesso stiamo veramente, non so, un picco. Certo, non eravamo dei fenomeni prima, non siamo dei brocchi ora, perché è impossibile. Speriamo, insomma, di continuare di svegliarsi fin dalla prossima partita ad Empoli, perché veramente, cioè, le prime azioni veramente pericolose sono giunte dopo il 70esimo. Cioè, mi ricordo il tiro di Pobega e poi al 90esimo sempre Pobega. Ma anche se Tessera ha cambiato tutti gli attaccanti, speriamo, anche Strizzo è uscito prima, speriamo che non sia per infortunio. Insomma, veramente non si riesce più a segnare. Cioè, prima, il primo girone di andata facevamo tanti gol anche attraverso i calci da fermo, i calci piazzati, adesso non più neanche da quello. Poi l'anno scorso anche se Burrai segnava tantissimo, faceva tantissimi assist, adesso non si fa più neanche quello. E gli attaccanti non segnano, non proprio c'è questa frenesia di trovare questi gol, ma non vengono. Insomma, cosa ci può dire la squadra? E anche oggi, alla fine partita, ha ricevuto gli applausi da tutto lo stadio. Anche oggi si è incitato la squadra per tutti i minuti per 90 minuti e oltre, ma un momento veramente no. Sono anch'io molto deluso, come si può capire. Ci si rimane male perché dopo questo periodo veramente brutto che non si riesce più ad uscire, perché basta, adesso una trasferta ad Empoli diventa qualcosa di veramente importantissimo, visto che adesso siamo anche ottavi in classifica a 36, adesso controllo, siamo ottavi a 36 punti, la zona playout è veramente vicina, siamo a circa 5-6 punti di distacco, sì. Non è. Il Pordenone non vince l'ultima sfida del girone di andata. Quindi inizia a essere un po' tanto. Inizia a essere veramente, visto che non segna già, non vince più da ormai 6-7 giornate. Inizia a essere grave la cosa, perché basta adesso, cioè, non si può più. Dopo la partita col Frosinone sembra che sia crollato tutto. Già con la partita quella con la Cremonese che abbiamo vinto 1-0, eravamo veramente stanchi, ma dopo la pausa invernale e la prima partita contro il Frosinone, il Pordenone è stato più quello di una volta. Io non so cosa sia successo, comunque i nuovi acquisti, oggi si è visto solamente Tremolada che non capisco perché parte da titolare, sinceramente, visto che sarebbe secondo me io avrei messo Chiaretti, ecco. Naturalmente io non contesto l'idea del mister che assolutamente
molto molto bravo, però se dice, lo dicono sempre, non ha la condizione, la condizionalo perché è parte titolare. Comunque non è che ci siano stati grandi errori su quel gran gol di Galano, dici vabbè, puoi solamente applaudire. Ecco. Comunque sono molto amareggiato. Ora non, speriamo di far bene ad Empoli e dopo di vincere almeno in casa con la Juve Stabia, e quella è veramente una sfida salvezza, ecco. Vabbè, dai. Forza Ramarri. Ciao ragazzi.